Italia Gemolisa e torna a Civitanova del Sannio per continuare a seguire insieme a voi la sesta edizione della Coppa, piatto contadino della tradizione contadina preparato sotto il fuoco, costituito da carne e patate, riproposto in grandi dimensioni. Un evento organizzato dall'Associazione Civitanovesi nel Mondo in collaborazione con il Comune e con i cittadini che partecipano per preparare appunto questo piatto. Allora restate con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo con Marianna Battista, vice sindaco di Civitanova, che si cimenta anche lei con le altre signore del posto per preparare prima le patate con la carne, sono già in cottura, ora invece i pomodori caratteristici di Civitanova. Come vengono preparati? Allora, i pomodori infatti sono proprio caratteristici di Civitanova, ci vengono offerti dai vari produttori e niente, vengono preparati con, naturalmente c'è tagliati, poi preparati con olio, sale, origano, sempre di nostra produzione, e basilico, e poi vengono usati come contorno appunto per la coppa, che quest'anno in modo eccezionale ripetiamo per in due giorni, cioè in questi anni c'è stato sempre un giorno soltanto, invece cioè quest'anno proviamo anche a grande richiesta a duplicarla in due giorni, sempre con l'aiuto dell'associazione, delle nostre signore sempre bravissime e disponibilissime, che appunto cioè, ci danno una mano, ci aiutano a rendere cioè, questa giornata piacevole non solo per i civitanovesi ma anche appunto per tutti i turisti che in questo periodo, anche in procinto della festa religiosa della prossima settimana, vengono a Civitanova. Ecco, infatti questa è una manifestazione in cui organizzata certo dall'Associazione Civitanovesi del Mondo, che come sempre si impegna per mantenere vivo questo paese. Sappiamo che le manifestazioni qui sono tante e sempre molto belle. I pomodori hanno un profumo buonissimo, si sente, quanti ne sono? Adesso chiediamo, non lo so, un quintale di pomodori, sì. Ed è sicuramente appunto un'occasione per riscoprire le tradizioni, un'occasione per turistica sì, ma soprattutto perché il civitanovese crede alle proprie origini, crede alle proprie tradizioni. Sì, certo, noi ancora per fortuna, ma penso anche altri paesi, viviamo cioè, di questo ritorno, anche adesso un po' diciamo grazie anche alla crisi, i nostri paesi vengono rivalutati anche proprio dalle persone che invece forse fino a qualche anno fa sceglievano come mete turistiche, mete di mare oppure più rinomate. Invece in questi ultimi anni diciamo abbiamo molto un turismo cioè, di ritorno anche della generazione un po' più giovane, e queste occasioni appunto ci danno l'opportunità sì di far conoscere il paese, ma anche veramente cioè, i nostri prodotti, e sempre c'è cioè, con la funzione di aggregazione sociale, cioè di stare insieme, che poi è questo quello che diciamo è alla base della nostra cioè, dell'associazione e dell'organizzazione di queste feste. Ecco, infatti come dicevo appunto c'è l'associazione, però appunto collabora assolutamente l'amministrazione comunale e i cittadini, quindi in forma di volontariato, quindi c'è veramente una partecipazione a tutto tondo. Sì assolutamente, su questo proprio c'è, le persone vengono coinvolte c'è soltanto appunto con un passaparola e intorno a un gruppetto che naturalmente è quello che diciamo traina, l'amministrazione che supporta, e invece poi dobbiamo soltanto ringraziare cioè, tutte le persone che veramente cioè, ci sostengono, sì, partecipano, però che poi effettivamente cioè, lavorano, perché l'impegno che poi c'è non è assolutamente da poco, però tutto lo spirito che c'è dietro ci dà cioè, diciamo, la forza e l'opportunità cioè, di stare insieme e di continuare cioè, sperando appunto di far continuare queste bellissime manifestazioni. Qui gli uomini si occupano dei lavori più pesanti, vediamo anche stanno scaricando la legna perché c'è veramente tanto lavoro. Dall'altra parte invece le donne si occupano di preparare la carne, le patate, i pomodori. Sì, loro le donne poi la mattina lo stesso vengono qua e bruciano le patate, e poi una volta fatto questo qua il pomeriggio devono ritornare a posto, perché dopo si devono asciugare un poco per poterle poi preparare e condire per metterle poi in coppa, e quindi saranno pure loro 12-13 donne che vengono a svolgere, cioè intorno lavoreremo circa 30 persone.
almeno per la preparazione, poi la sera poi pure per servire saremo ancora di più, quindi è una cosa abbastanza lavorata. Io presumo adesso quest'anno ci è venuta l'idea di farla per due volte, speriamo che ci vada bene, quindi vuol dire che staremo qui da giovedì pomeriggio a domenica mattina sicuramente senza non stop, praticamente uno stop. Abbiamo detto, ci hanno detto le signore che preparavano 2 quintali di patate e non so, tantissima carne, chi ve la fornisce, dove la prendete? Allora, le patate sono di Civitanova, che cercheremo sempre di prendere roba locale perché la vogliamo fare il più, cioè la vogliamo sentire il più nostro possibile. La carne ce la fornisce il macellaio, che è sempre di Civitanova, anche se risiede a Bagnola, ma svolge il suo lavoro qua a Civitanova, quindi ci ha fornito tutto lui. I pomodori sono di Civitanova, è tutto prodotto locale praticamente, tutto prodotto che abbiamo qua. Sbucceremo questa volta penso addirittura più di 2 quintali, perché sono 2 edizioni, due coppe, quindi saremo intorno ai 4 quintali di patate e a circa 1200 pezzi di costatine di maiale. Siamo con il signor Costantino qui alla Coppa 6ª edizione, una manifestazione quindi che sta avendo ogni anno sempre più successo, collabora con l'associazione Civitanovesi nel Mondo che organizza questo evento. Lei in particolare di cosa si occupa e cosa pensa di questo tipo di manifestazioni? Vabbè, sono molti anni ormai, già l'ha detto lei, che facciamo questa manifestazione. Io mi occupo di arrostire la salsiccia. Lo faccio con amore, collaboriamo anche con l'altra, Monica, collaboriamo con l'associazione e niente. Quanta salsiccia è stata presa? All'incirca 70-80 kg, poi se vendiamo tutto stasera prendiamo l'altra anche per domani sera. Ecco, infatti Monica, sono quest'anno in via del tutto eccezionale, visto la grande richiesta degli altri anni sono state previste 2 serate. Sì, e ci auguriamo che in ambedue le serate possiamo raggiungere un buon numero di ospiti. Anche dei paesi limitrofi. Sì. Ecco, questa è per la Isernia, da Frosolone, Bagnoli. Questa è un'esclusiva che abbiamo soltanto noi, la Coppa, perché in tutte le sagre che ci sono in zona, diciamo, questa è la tradizione delle patate sotto la coppa della carne, soltanto qui a Civitanova è stata ripresa. Infatti ricordiamo che questa è un'antica tradizione, è questo modo per riproporla a molti, a chi non la conosce, ecco, riproporla magari a chi da tempo non lo mangia e farla conoscere invece a chi non la conosce per niente, sia magari le generazioni più giovani e anche chi magari abita in città, viene da fuori regione, perché sappiamo che qui vengono anche molti da Napoli, fuori. Da Roma. E loro, questi da Napoli, vengono proprio di proposito per assaggiare la nostra salsiccia, anche la coppa, ci sono le costatelle di maiale, poi ci sono i pomodori di Civitanova, locali, all'incirca un pomodoro riesce a fare 60-70 grammi. E poi ci sono appunto anche coloro che sono all'estero, non a caso Civitanovesi nel Mondo, che tornano quando hanno le ferie apposta per le feste, che poi qui a Civitanova ne organizzate molto, l'associazione è molto attiva da questo punto di vista. Sì, diciamo che all'incirca quasi tutto il mese di agosto è pieno di feste, tra virgolette, paesane, cioè nel senso che qui si cerca sempre di riscoprire la tradizione, insomma, il legame con l'antico, appunto con le tradizioni di una volta, perché comunque, come avete detto prima, giustamente chi abita in America, chissà, perché qui c'è molta gente che comunque sta in Canada, in America, in Australia. E giustamente lì nella vita di tutti i giorni non è che hai tempo per mangiare, che ne so, le patate sotto la coppa oppure il pomodoro coltivato realmente come una volta, capito? Oppure la qualità autoctona del posto, quindi diciamo che vengono apposta per riscoprire, per assaporare le specialità del posto e della tradizione dei loro antenati. Allora, voi siete gli addetti alla salsiccia, come viene cucinata, fuoco, tempo di cottura, come funziona? Vabbè, il fuoco va messo lentamente, legna di quercia sempre di Civitanova, lentamente, si gira, poi al momento giusto va tagliata a metà per farla essere sempre più croccante, tutto qua. Un'alternativa a chi magari non preferisce la coppa ma che comunque vuole partecipare alla manifestazione. Sì, oppure l'anno scorso è successo che la coppa, le patate erano tutte finite e la gente veniva da fuori, dai paesi di nuovo limitrofi e si è buttato tutto a mangiare questa salsiccia.
tutto qua. Adesso dobbiamo purtroppo girare perché altrimenti si può bruciare. Allora vi lasciamo al vostro lavoro, grazie. Siamo con il signor Mario, lo vediamo con la pala addetto al fuoco. Signor Mario, quanta legna è stata portata qui e che lavoraccio è poi stare vicino al fuoco in una giornata d'estate? Praticamente da stamattina alle 6 abbiamo consumato un 25 quintali di legna, solo da stamattina. E tutta legna di quercia per fare la brace. Perché la legna di quercia in particolare? Perché è particolare, per una legna particolare per alimentare bene il fuoco, che fa parecchia brace, capito? Apposta per la cottura della carne. E dove l'avete presa tutta questa legna? Ce l'hanno anche quelle persone private, non è che ci abbiamo ogni anno, le prendiamo da qualcuno in privato, capito? Il fuoco è una parte importantissima della coppa, perché serve appunto per la cottura, che è quello che caratterizza questo piatto. Quindi come viene distribuita? Vediamo un'altra struttura costituita da una base di ghisa, giusto, per trattenere il calore, e sopra il fuoco viene distribuito altrettanto uniformemente, proprio per assicurare una cottura ottimale. Sì, è una base particolare che sotto sta fatto con i mattoni refrattari intorno a tutta ghisa, che viene appoggiata la legna intera da una lunghezza di 1,70-1,80 cm e poi mano a mano che brucia cade giù e produce la brace. E mano a mano che serve un po' di calore sulla base, noi gliela andiamo a tingere e buttarla sopra, dopo che anche la base è praticamente bollente già dalla mattina presto, dalle 6. Questa. Ecco, vediamo della legna invece che è stata utilizzata per fare invece la base della struttura, anche questa costruita ad hoc da stamattina. Sì, da stamattina alcuni ragazzi, per aspettare così un tempo per non stare così senza fare niente, per perdere tempo, hanno fatto questo bellissimo lavoro con il legno sempre di quercia per addobbare un po' sotto la base della coppa.